Secondo lui non era amore. La rivelazione di un uomo tornato dal passato su Ilary Blasi e Francesco Totti. Dire che la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha scatenato polemiche è dire poco. Tantissimi, infatti, si sono espressi in favore dell'una o dell'altro, o semplicemente hanno commentato la notizia della separazione per non parlare del successo che ha avuto il documentario incentrato sulla conduttrice, unica. Si è trattata di una potente delusione per tanti telespettatori, sia per gli appassionati di reality guidati dalla conduttrice, sia per gli amanti del calcio, specie i tifosi della Roma, che avranno sempre il capitano nel cuore. A parlare della loro relazione non sono stati solamente i telespettatori, ma anche diversi volti famosi, appartenenti al mondo dello spettacolo. Tra questi uno aveva fatto delle dichiarazioni che fecero molto scalpore. Parliamo proprio di un ex fidanzato della conduttrice, che era intervenuto a dire quali fossero secondo lui le motivazioni che avevano portato, in principio, Ilary Blasi a scegliere il noto calciatore come compagno per la vita. Ilary Blasi e Francesco Totti, le dichiarazioni di un ex. Probabilmente avrete già capito di chi si tratta. Il modello Sean Brocca, fidanzato di Ilary Blasi prima del suo matrimonio con Totti avvenuto nel 2015, nel 2022 aveva fatto delle dichiarazioni molto forti riguardo alla scelta di Ilary di sposare il calciatore. Un altro personaggio si era pronunciato in modo simile, anche lui un VIP, molto conosciuto, e anche una figura controversa e legata a doppio giro al mondo dello spettacolo e delle persone famose. Parliamo di Fabrizio Corona. Ma vediamo quali erano state le affermazioni di Brocca. Per Brocca era una questione di opportunismo. Sono passati 2 anni da quanto l'ex di Ilary Blasi aveva dichiarato. Penso piuttosto che lei sia stata sposata solo per convenienza e abbia sfruttato il suo nome per fare carriera, questo aveva detto, in calce alle parole sulla carriera della oggi conduttrice all'epoca di Passaparola, che, secondo Brocca, sarebbe finita se lei non avesse deciso di sposare il capitano. Non sembra sia giunta una risposta dalla diretta interessata. Di certo, però, la conduttrice avrà nel tempo imparato a ignorare i commenti sul suo matrimonio ormai finito e ad andare per la propria strada. Tutti ricordano la luce negli occhi che sia Ilary Blasi che Totti avevano quando parlavano l'uno dell'altra o delle loro nozze. A volte certe cose si sentono ma sono difficili da spiegare.